Favara, sabato 7 dicembre al Castello Chiaramonte alle ore 16.30 si svolgerà la cerimonia di consegna della 21esima edizione del Premio di Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta, organizzato dal Centro Culturale Renato Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino. I premiati sono la poetessa siriana Maran al-Masri, Don Diego Acquisto, prete, giornalista e scrittore, poi il pittore Nicolò D'Alessandro, il fotografo e operatore culturale Carmelo Capraro, la musicista e docente Anna Maria Van der Pelle, il medico e scrittore Nino Sandullo e poi Pietro Sicurelli, coordinatore del movimento Agende Rosse Paolo Borsellino, il gruppo Fabaria Folk e poi la società Italia Iniziative, specializzate in comunicazione, eventi e internazionalizzazione delle imprese. E poi Favara Runners e Fradici Runner, associazioni sportive e di promozione sociale. Inoltre al Castello Chiaramonte di Favara, già oggi venerdì 29 novembre, dalle ore 16.30 in poi si svolge un gemellaggio culturale tra i comuni di Favara e di Giuliana con gli interventi dei sindaci Anna Alba e Francesco Scarpinato. E dopo in serata sarà inaugurata una mostra di pitture e di fotografia di Carmelo Capraro e Nicolò D'Alessandro. E poi lunedì 2 dicembre al Teatro San Francesco di Favara si svolgerà il 5° Festival della Canzone Siciliana Rosa Balistreri, curato dal professore Stefano Tese. Numerose anche le altre iniziative collaterali. Ascoltiamo in proposito la stessa Lina Urso Gucciardino. Da oggi, venerdì 29 novembre al 7 dicembre, l'edizione 2019 del Premio Buttitta, organizzato dal Centro Culturale Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino. Una iniziativa, una manifestazione ricca di appuntamenti e soprattutto di contenuti, come sempre. Sì, siamo alla 21esima edizione ed è appunto un appuntamento consolidato, atteso e partecipato, perché sono giorni in cui parleremo di lingua, di valori, di identità, di punti di riferimento contro l'individualismo imperante di oggi. Appunto, oggi iniziamo con dei momenti veramente particolari, con l'arte, con la mostra di pittura del maestro Nicolò D'Alessandro e la mostra di fotografia di Carmelo Capraro. Poi avremo, come sempre, l'incontro con una realtà diversa dalla nostra. Quest'anno il gemellaggio è con il comune di Giuliana, a cui ci accomuna un fatto molto, molto importante e significativo. Abbiamo in comune i due giusti d'Italia, Caronia e Marrone, e il consueto appuntamento dopo con la cultura materiale, il convegno di enogastronomia, curato dalla scuola alberghiera di Favara. Introdurre la cultura materiale, diciamo, la cucina è un fatto importante e significativo perché la gastronomia e la cucina è l'arte più antica e più stratificata e siccome noi vogliamo rappresentare appunto tutte le nostre tradizioni, i nostri usi, la cucina non poteva mancare. E poi il giorno 2 dicembre il Festival della Canzone Siciliana Rosa Balistreri, un incontro con le scuole non solo di Favara ma della provincia, curato anche dal Provveditorato agli Studi di Agrigento con il direttore artistico Stefano Tesè. È un momento bello perché protagonisti sono i ragazzi. I ragazzi amano il canto, la musica e per noi è bellissimo sentirli cantare in siciliano. Il 3, il 4 e il 5 le scuole incontrano le tradizioni. Abbiamo un lavoro, diciamo, itinerante nelle varie scuole. Andremo a Lipia e Marconi di Favara, andremo al magistrale Martin Luther King per incontrare dei poeti e soprattutto incontreremo il nipote anche di Caronia e parleremo infatti di questo grande. Ci sarà anche naturalmente la premiazione del concorso letterario Giovani, perché abbiamo quest'anno scisso proprio per dare l'opportunità ai ragazzi di esprimersi, fare leggere le loro poesie, i loro sentimenti. Praticamente desideriamo che effettivamente questa nostra manifestazione sia
dei giovani e per i giovani. Naturalmente non finiamo qua, perché quest'anno abbiamo una novità. Abbiamo anche il concerto di musica classica curato dall'Istituto Musicale dell'Empedocle di Agrigento e il 6 uno spettacolo teatrale dato alla compagnia L'Uno Completa l'Altro, una compagnia teatrale formata dai soci del Centro Guttuso, per dimostrare che al di là degli impegni, al di là dei problemi, si può fare sempre qualcosa per gli altri. Il tempo si trova sempre. La commedia sarà Nonno Arzillo cerca compagna. Quindi il tema degli anziani, ma anche con il sorriso sulle labbra. Ecco, questa è la nostra manifestazione, una manifestazione di tutti, per tutti, con tanti temi di grande, grande importanza e attualità.